La leggenda della pittura di Michel Tournier ci dà l'occasione di leggere un racconto che ha diversi gradi di narrazione. Cosa vuol dire avere diversi gradi di narrazione? Cioè che c'è un narratore di primo grado, poi c'è un narratore di secondo grado, un narratore di terzo grado. Vediamo un po' se c'è questa cosa anche sulle pagine di teoria. Quindi il racconto che stiamo per leggere è proprio una dimostrazione di che cos'è una narrazione in castro. Quindi un racconto nel racconto. Abbiamo fatto l'esempio infatti dell'Orfeo e dell'Euridice nel corso delle Georgiche, oppure della Monaca di Monza nel corso dei Promessi Sposi. Questa addirittura è una narrazione in castro doppio, diciamo, no? Nel senso che c'è una storia dentro una storia dentro un'altra storia. Quindi, quale sarebbe la storia principale, quindi diciamo così, la cornice? È semplice. C'è una coppia che è in crisi e questi due, marito e moglie, decidono di separarsi. Solo che decidono di farlo in un modo un po' originale. Quindi invitano a cena tutti i loro amici e dicono a loro: sentite, facciamo così, noi dobbiamo separarci, però prima di separarci vogliamo prima fare questa cena insieme. Voi venite a questa cena e raccontate una storia. Allora, poi, quindi, cosa vuol dire narrazione in castro? Vuol dire che ciascuno degli invitati racconta una storia, no? È come nel Decamerone di Boccaccio, succede più o meno così. Cioè ci sono 10 ragazzi che durante la peste a Firenze vanno in una villa, ecco, e raccontano un po' di storie, no? Il Decamerone è fatto da 100 racconti perché ognuno di questi ragazzi racconta 10 storie, una al giorno, diciamo, no? E così in questo testo che si chiama Mezzanotte d'amore, ognuno degli invitati racconta una storia. Qui c'è una che racconta la storia che si chiama Amica di Pierre, nel senso che noi non sappiamo il nome di questa tipa che racconta la storia, però da certi indizi verremo a capire che si chiama Amica di Pierre. Ma questa qui racconta a sua volta una storia che ha dentro un'altra storia. E adesso vedremo. Questa storia dentro la storia dentro la storia è appunto la leggenda della pittura. Ma adesso lo capiremo leggendo questo brano. La cosa interessante che però volevo dirvi è che la prima storia di tutte, cioè quella della mezzanotte d'amore, cioè di quella serata alla fine della quale i due avrebbero dovuto separarsi, si conclude in un modo completamente diverso. Cioè si conclude con questi due che decidono di non separarsi più alla fine di tutte queste di questi racconti. Bene. Allora, leggiamo la leggenda della pittura. Pierre e io abbiamo detto infatti che la narratrice di secondo grado è un'amica di Pierre, quindi c'è un narratore di primo grado, no? Che racconta la storia di questi due che a mezzanotte invitano tutti quanti i loro amici. C'è una narratrice di secondo grado, che è questa amica di Pierre che sta parlando adesso. E infine, come vedremo, ci sarà anche un narratore di terzo grado, che è un saggio derviscio, Al-Ghazal. Qui, Pierre e io siamo nati lo stesso anno, nello stesso paese. Abbiamo imparato a leggere e a scrivere nella stessa scuola, ma è lì che i nostri destini hanno cominciato a divergere. Mentre Pierre eccelleva in matematica, si appassionava alla chimica e vinceva tutti i premi di fisica, per me contavano soltanto la letteratura, la poesia e in seguito la filosofia. A soli 20 anni Pierre espatriava. Io restavo in paese nella casa secolare dei miei avi. Non vedevo più il mio amico d'infanzia, ma ne avevo notizia dai suoi genitori, rimasti miei vicini. Era negli Stati Uniti. Aveva fatto studi di elettrotecnica, elettronica e informatica. Aveva, si diceva, un posto importante in un'azienda di computer. Io sentivo che si allontanava da me a mano che faceva progressi seguendo la propria vocazione. Io scrivevo racconti e leggende che attingevano alle fonti della tradizione popolare. Mi sembrava che soltanto la vicinanza dei boschi e dei campi della mia infanzia potesse nutrire la mia ispirazione di scrittore. Più la mia arte si arricchiva, più mi radicavo nella mia terra natale. Ah, dice qua scrittore, però poi verremo a capire che questa che sta parlando è una donna e quindi scrittrice. Un giorno, improvvisamente, Pierre ricomparve. Suonò alla mia porta e si gettò fra le mie braccia. Era poco cambiato. Nonostante la lontananza, aveva seguito i miei lavori,
Non c'era libro mio che non avesse letto e riletto. E veniva a farmi una proposta fantastica. La sua azienda aveva appena messo a punto un sistema di codificazione internazionale. Un qualsiasi programma poteva essere registrato su un elemento infinitesimale e diventava accessibile a una miriade di decodificazioni in lingue diverse. Mi proponeva di essere il primo scrittore del mondo a sfruttare quel sistema. Se fossi stato d'accordo, tutta la mia opera sarebbe stata inserita in un computer e decodificata in seguito nei 130 paesi provvisti al momento di un terminale adeguato. Ecco, attenzione, prima di proseguire, dobbiamo fare un po' il riassunto di quanto è stato raccontato finora. La nostra amica narratrice è appassionata di letteratura. Pierre invece è appassionato di elettronica, elettrotecnica e va persino in America, no? Per approfondire i suoi studi. Poi i due si rincontrano e Pierre fa questa proposta. Dice: "Guarda, che ho trovato un sistema per diffondere, per esempio, i tuoi testi, tradurli in tantissime lingue." Perché avevo scritto quindi al femminile? Mi sembrava che fosse così. Il narratore Pierre, il narratore. Allora ho sbagliato, allora è un amico, sì. Vediamo un po'. Il titolo, i personaggi, gli indizi, il vincitore come... Eh no, si vede che mi ero appuntato male. Potrebbe essere quindi un narratore, un amico di Pierre al maschile. Allora, scusatemi se è così. Va bene. Una cosa però è certa. Siamo nel 1989 quando viene scritto questo racconto e forse non c'è ancora la diffusione di internet e di tutti quei mezzi che magari oggi come oggi rendono molto più semplice quell'operazione che propone Pierre al suo amico. Allora, se è un maschio. Oh. È sicuramente un'operazione oggi come oggi è molto più facile da realizzare con i mezzi informatici, che allora, nel 1989, magari non c'erano. I miei libri avrebbero conosciuto in tal modo una diffusione prodigiosa, paragonabile a quella della Bibbia e del Corano. Il progetto di Pierre mi entusiasmò. "Sono un uomo di comunicazione", mi disse Pierre. "Tu sei un uomo di creazione." Sì, allora hai ragione, il narratore è maschio, eh? Oh. Quindi sono due amici che si ritrovano. "La comunicazione si giustifica soltanto con il messaggio che essa trasmette. Senza di te io non sarei niente." Ah sì, questa è una cosa per me sempre interessantissima, riflettere su questo. Cioè, è vero che sono importanti i mezzi, gli strumenti tecnici, tecnologici, eccetera, ma se tu non hai un contenuto da trasmettere, questi strumenti, mezzi tecnici e tecnologici da soli non contano assolutamente niente. Dovete sapere, per esempio, che una volta l'informatica era solamente una cosa che riguardava i matematici e appunto gli esperti di queste cose tecniche, matematiche, informatiche. Oggi come oggi, invece, l'informatica riguarda tutti noi. E, per esempio, tra i vari professori che si interessano all'informatica, ci sono sempre di più professori di lettere, come nel mio caso. Io sono proprio un appassionato di informatica, proprio perché, per questo che il mezzo, lo strumento tecnico dell'informatica non ha alcun valore se tu non hai qualcosa da comunicare. Se tu hai tante cose da comunicare, allora attraverso questo mezzo, questo strumento dell'informatica, puoi comunicare tantissimo. Se non hai niente da comunicare, il mezzo da solo non comunica niente. "Non essere troppo modesto", gli dissi a mia volta. "La creazione non può fare a meno della diffusione. Io non aspiro né alla gloria né alla ricchezza, ma ho bisogno di essere letto. Che cos'è un musicista di cui nessuno suoni le musiche? Un autore di teatro senza rappresentazione? La comunicazione conferisce alla creazione una vita infinita e imprevedibile, senza la quale essa altro non è che un oggetto inerte." Ecco, quindi il nostro narratore di secondo grado, abbiamo detto quindi che è un amico di Pierre, dice questo. Io però sono quello che scrive, ma se non ci sei tu che mi dai la possibilità di comunicare a tutti questa cosa, le cose che io scrivo, questa roba che scrivo rimane solo a me e non ha senso. Quindi se io ho delle cose da dire, da comunicare, ho poi bisogno di qualcuno come te, Pierre, che mi permetta di comunicare queste cose. Una cosa è certa però, prima avevo sbagliato, non so, maschio o femmina, una cosa però è sicura. Questo narratore di secondo grado non dice il suo nome.
Cioè noi non sappiamo il nome di lui, sappiamo solo che è amico di Pierre, non sappiamo il suo nome. Attenzione però, adesso sta per iniziare la narrazione di terzo grado, perché abbiamo detto che questo è un racconto nel racconto nel racconto. E infatti dice: e poiché mi esprimo bene soltanto narrando, gli raccontai una parabola del saggio derviscio al Gazzelli. I dervisci sono dei sacerdoti però non della religione cristiana, sono religioni, sì, sono musulmani. Infatti, qui dice, membro di una confraternita musulmana che si propone l'unione mistica con Dio attraverso l'ascesi e la danza. I dervisci, infatti, sono famosi per le loro danze, cioè loro danzano ruotando su loro stessi. Mai visto una danza di dervisci? Ah, vabbè. Comunque, in Turchia, per esempio, ci sono molti dervisci. Allora, Al-Ghazal, chiamato più correttamente Razali o Ghazali, un po' rimaneggiata a mio modo, come è lecito fare nella tradizione orale. E qui, da questo punto in poi, incomincia la storia della leggenda della pittura, quella che dà titolo al nostro branetto sul libro di antologia. Incomincia qui. Fino adesso c'era stata un'altra storia, quella di secondo grado, quella di Pierre e del suo amico. Pierre, l'elettronico, diciamo così, e l'amico scrittore. Ma l'amico scrittore adesso racconta una storia. Ed è una storia nella storia, adesso vedremo. C'era una volta un califfo di Baghdad che voleva far decorare le due pareti del salone d'onore del proprio palazzo. Fece venire due artisti, uno dall'Oriente e l'altro dall'Occidente. Il primo era un famoso pittore cinese che non aveva mai lasciato la sua provincia. Il secondo, greco, aveva visitato tutti i paesi e parlava, così pareva, tutte le lingue. Ecco, quindi abbiamo detto, un califfo a Baghdad fa venire due artisti, uno dall'Oriente, pittore cinese, e l'altro dall'Occidente, un pittore greco. Questo pittore greco non era soltanto un pittore, però. Era ugualmente versato nell'astronomia, nella fisica, nella chimica e nell'architettura. Cosa stai facendo tu? Perché non stai facendo, non sei molto attenta. Lo sai, per esempio, che noi abbiamo girato pagina, siamo già arrivati qua, che vedo che stai facendo altro, ma non esattamente quello che ti interessa. Questo lo requisisco io, per il momento. Oh. Stavo dicendo, quindi, aveva visitato tutti i paesi. Non era soltanto pittore, era ugualmente versato in astronomia, nella fisica, nella chimica, nell'architettura. Il califfo spiegò loro quel che voleva e affidò a ciascuno una parete del salone d'onore. Quando avrete terminato, disse, si riunirà la corte al gran completo, esaminerà e confronterà le vostre opere e quella che sarà giudicata più bella varrà al suo autore un'enorme ricompensa. Poi, rivoltosi al greco, gli chiese quanto tempo gli sarebbe occorso per portare a termine il suo affresco. Misteriosamente il greco rispose, quando il mio collega cinese avrò terminato anch'io. Allora il califfo interrogò il cinese, il quale chiese 3 mesi di tempo. Ecco, quindi viene affidato un compito a questi due pittori. Un pittore cinese, un pittore greco. Si chiede al greco, ma tu di quanto tempo hai bisogno per fare la tua pittura? Ecco, le due pitture, attenzione, questa è una cosa importante da capire, dovranno essere poste l'una all'opposto dell'altra, di fronte all'altra, in un salone. Alla fine di questa contesa, di questa gara, diciamo, arriveranno delle persone dentro questo salone e dovranno decidere, stabilire quale delle due pitture è quella da premiare. Ma il pittore greco dice, io non so quanto tempo ci metterò, dipende da quanto tempo ci mette lui, da quanto tempo ci mette il pittore cinese. E quindi chiede al pittore cinese. Il pittore cinese dice, ci metto 3 mesi. Va bene. Bene, disse il califfo. Farò dividere la stanza in due con una tenda, in modo tale che non varrecchiate fastidio l'un l'altro. Ci rivedremo fra 3 mesi. I 3 mesi passarono e il califfo convocò i due pittori. Rivolgendosi al greco gli chiese, hai terminato? Misteriosamente il greco gli rispose, se il mio collega cinese ha terminato, ho terminato anch'io. Allora il califfo interrogò a sua volta il cinese, che rispose, ho terminato. La corte si riunì 2 giorni dopo e si diresse in folto gruppo verso il salone d'onore per giudicare e confrontare le due opere. Era un corteo magnifico, dove si vedevano soltanto vesti ricamate, pennacchi piumati, monili d'oro, armi cesellate.
tutti si radunarono dapprima di fronte alla parete dipinta dal cinese. Fu un sorgrido di ammirazione. L'affresco raffigurava un giardino di sogno con alberi in fiore, laghetti a forma di fagiolo scavalcati da deliziose passerelle. Una visione paradisiaca di cui non ci si stancava di empirsi gli occhi. Di riempirsi gli occhi, insomma. Il quadro dipinto dal pittore cinese è bellissimo. Tale era l'incanto che molti pretendevano si dichiarasse vincitore del concorso cinese senza nemmeno guardare l'opera del greco. Ma di lì a poco il califfo fece tirare la tenda che divideva in due la stanza. La folla si voltò. La folla si voltò e si lasciò sfuggire un'esclamazione di meravigliato stupore. Cosa aveva fatto dunque il greco? Non aveva dipinto niente. Si era limitato a fissare alla parete un grande specchio che dal suolo arrivava fino al soffitto. E naturalmente quello specchio rifletteva il giardino del cinese nei minimi dettagli. Ma allora direte voi, perché quella immagine era più bella e toccante del suo modello? Il fatto che il giardino del cinese era deserto e disabitato, mentre nel giardino del greco si vedeva una folla magnifica, con vesti ricamate, pennacchi piumati, monili d'oro e armi cesellate. E tutta quella gente si muoveva, gesticolava e si riconosceva estasiata. Il greco fu dichiarato all'unanimità vincitore del concorso. Ecco, va bene, si tratta di una leggenda, ovviamente, no? Di quando magari la gente era talmente ingenua da non saper distinguere uno specchio da un dipinto vero e proprio. Però, insomma, era una leggenda, insomma, significativa. Va bene. Ah sì, tu non hai capito i due divorziati che fanno la cena a mezzanotte. Per forza, perché noi lo trovi solamente in quel box colorato che si trova alla pagina 33, cioè la cornice dentro la quale ci sono le storie raccontate dagli invitati a questa cena. Uno di questi invitati alla cena è l'amico di Pierre, che racconta sia la sua di storia, è la storia del rapporto di amicizia con Pierre, sia racconta a sua volta questa leggenda della pittura, di questo saggio derviscio, insomma. È una struttura narrativa che, come potete vedere, è ben simboleggiata dal disegno alla pagina 35. Quindi c'è la vicenda della coppia in crisi, che qui non leggiamo perché abbiamo letto solamente un pezzettino. Non è che abbiamo letto tutto Mezzanotte d'amore, è un librone, oh, molto lungo. Abbiamo preso solo un pezzettino. All'interno di questa vicenda della coppia in crisi, che noi non abbiamo letto, abbiamo solamente riassunto e sintetizzato, c'è la storia dell'amicizia fra il narratore e Pierre. E infine il narratore che racconta la leggenda della pittura. È insomma una sorta di dimostrazione pratica di quello che noi abbiamo studiato teoricamente sulla narrazione a incastro. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.